Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio portarvi sul canale un metodo per poter utilizzare quello che sono i simulatori FPV che, come sapete, sono indispensabili per imparare a volare in acro e soprattutto per imparare in sicurezza senza andare a distruggere tanti droni prima di apprendere almeno le basi del volo in acro. Però per utilizzare i simulatori FPV abbiamo bisogno di un visore. E la cosa interessante di questo video è la possibilità di utilizzare qualsiasi smartphone come visore. Cosa vuol dire? Che con qualsiasi smartphone potremo utilizzare qualsiasi simulatore FPV che avremo installato nel nostro PC o Mac. E ovviamente verrà riprodotto il simulatore in qualsiasi smartphone, intendo qualsiasi smartphone, cioè Android o iPhone. Però per sfruttare ovviamente il discorso FPV abbiamo bisogno di lei, la drone mask. Quindi avremo quello che è la qualità massima che abbiamo sul display del nostro smartphone in prima persona dentro di lei. Quindi secondo me per il volo in FPV è tanta tanta roba, perché abbiamo veramente il volo con la risoluzione altissima. E potremmo utilizzare qualsiasi smartphone e qualsiasi simulatore volessimo utilizzare. Però ovviamente per poter ottenere questo risultato dovremmo duplicare quello che è il display del nostro computer, che sia un Mac o che sia un computer Windows e che sia un telefono Android o che sia un iPhone. Allora, per fare questo abbiamo bisogno di applicazioni. Abbiamo la possibilità di due sistemi di applicazioni, ovviamente completamente gratuiti. In questo video vi parlerò di quello che è la possibilità utilizzando applicazioni gratuite. Poi ci sono applicazioni a pagamento tipo Duets, che veramente è il top, però ha un canone mensile. Qua invece in questo video utilizzeremo applicazioni gratuite, che ovviamente potrebbero avere anche dei limiti, perché comunque sono gratuite, però io ho notato che hanno comunque un buon risultato. Allora, la diversità delle applicazioni varia in base se abbiamo un Mac o se abbiamo un computer Windows. Se abbiamo un Mac, l'applicazione che io vi consiglio si chiama Yam Display, che è disponibile ovviamente solo per iOS e per iPhone. Quindi andremo ad installare l'applicazione Yam Display dentro al Mac e poi l'applicazione Yam Display dentro al nostro iPhone. Una volta che avremo installato le applicazioni, vi lascio qua sotto ovviamente i link delle applicazioni installabili sia per Mac che per Windows. Una volta installate, basterà solo andare ad aprire l'applicazione e collegare il nostro smartphone tramite il cavo al nostro PC o Mac. Cosa interessante è anche questa, che andando a utilizzare il cavo avremo la possibilità di avere un buonissimo risultato in quello che è la latenza rispetto a quello che viene trasmesso direttamente nel display principale. Allora, adesso vi faccio vedere come funziona il tutto, perché poi il risultato dov'è? Che una volta che avremo riprodotto all'interno del nostro smartphone quello che vediamo qua, lo andremo ad inserire dentro lei la drone mask e il risultato è pazzesco, perché per chi non lo sapesse ancora, con la drone mask è come essere davanti a un maxi schermo con una qualità pazzesca. Poi, come sapete, qualsiasi applicazione, qualsiasi cosa viene riprodotta all'interno di lei, quindi non c'è bisogno di un'applicazione dedicata, ma qualsiasi cosa vediamo sul display del nostro smartphone, lei è in grado di farcela vedere in prima persona con una qualità incredibile, perché la qualità è quella data dal display del nostro smartphone. Quindi se il display avrà una buonissima qualità, qua avremo una qualità incredibile. E tutto questo ovviamente ci permetterà di volare in prima persona, ed è questa secondo me la parte super interessante. Allora, per prima cosa, come abbiamo detto, andiamo ad aprire l'applicazione Yam Display. Una volta aperta nel Mac, avremo qua un'iconetta sopra nella barra in alto. Questo ci dice che l'applicazione è pronta. Basterà andare, come abbiamo detto, ad installarla dentro nel nostro iPhone. Andiamo ad aprire Yam Display anche sull'iPhone. Vedete che adesso io l'ho aperta, però è bianca perché non c'è il cavo di comunicazione. Vado ad inserire il cavo, quindi un cavo Type-C Lightning, vado a connetterlo e voilà. Vedete che adesso io quello che è nel display principale ce l'ho all'interno dello smartphone. Quindi c'è un mirroring, quindi viene duplicato quello che è il display principale. Poi attraverso il cavo ovviamente tutto funziona in maniera fluida. Guardate,
anche quello che è la frecciolina, come si muove in maniera sincronizzata. Adesso provo ad andare ad aprire quello che ci interessa a noi, cioè il simulatore di FPV, e voilà! Vedete che abbiamo il risultato. Posso andare a far aprire quello che è un livello del simulatore, ed ecco, una volta che io andrò ad inserire lui qua dentro, il risultato è pazzesco. Volo in prima persona, volo in FPV senza nessunissimo problema. Adesso vado a collegare il controller, anche se ovviamente non sto ad inserire il telefono qua dentro, perché tanto è inutile, non riesco a farvi vedere con la telecamera cosa si vede dentro, ma vi assicuro, e ormai lo sapete già tutti, con la drone mask il risultato è incredibile. Quindi, se io adesso vado a dare gas, vedete che ovviamente sto guidando guardando il telefonino, quindi è solo per farvi vedere, ma guardate che spettacolo! Quindi potete immaginare se questo è all'interno di questo, il risultato è pazzesco. Quindi questo è quello che possiamo ottenere utilizzando un Mac e un iPhone, utilizzando l'applicazione Yam Display e utilizzando ovviamente lei, la drone mask, che sia versione 1, versione 2, è indifferente. Il risultato della drone mask è dato dalla lente, che è uguale in tutte e due le versioni. Poi l'altra possibilità ovviamente che abbiamo è utilizzando un dispositivo Windows. Per utilizzare un dispositivo Windows dobbiamo utilizzare un'altra applicazione che si chiama Splash Top Wired Display Agent. È un'applicazione gratuita anche in questo caso, che è disponibile per Windows e per Mac, però per Mac io vi consiglio quell'altra che è più specifica, secondo me funziona meglio. Mentre per Windows installiamo questo Splash Top, stessa cosa lo facciamo all'interno del nostro dispositivo Android, o nel caso dovessimo avere un computer Windows, mentre come telefono abbiamo un dispositivo Apple, allora potremmo utilizzare anche in questo caso Splash Top all'interno del nostro iPhone. Quindi basterà per utilizzare questa applicazione, che vi lascio ovviamente il link qua sotto in descrizione, anche questa gratuita, ci permetterà di fare la stessa cosa che abbiamo visto adesso. La differenza è che se usiamo Windows e Android non bisogna fare nient'altro. Quindi andiamo ad aprire, una volta installata l'applicazione Splash Top, quindi il risultato della schermata principale è questo, e poi andremo ad aprire l'applicazione che abbiamo installato in un telefono Android o Windows. Adesso vi faccio vedere il risultato, quindi vado a collegare nel primo caso un telefono iOS, quindi un iPhone, vado ad aprire l'applicazione Splash Top. E vedete che c'è la schermata di connessione, quindi dovremo connettere il dispositivo con il cavo. Allora, se dobbiamo connettere un dispositivo iPhone, dovete installare, oltre all'applicazione Splash Top, anche iTunes, perché iTunes contiene dei driver di comunicazione che vanno ad abilitare la comunicazione tra Windows e iPhone. Quindi installatelo e basta. Una volta installato, installerà automaticamente questi driver e potete utilizzare Splash Top. Mentre se utilizzate Splash Top tra Windows e un telefono Android, allora non serve niente da installare, a parte le due applicazioni dedicate. Quindi vado ad aprire l'applicazione Splash Top, abbiamo detto, vado a connettere il cavo e il risultato, ragazzi, è questo. Vedete che ho subito, quasi istantaneamente, la schermata che vedo nel mio Windows. Anche qua tutto funziona in maniera egregio e tutto funziona in maniera fluida. Non posso farvi vedere il simulatore di volo perché non ce l'ho installato sul computer Windows, però il risultato è lo stesso. Dovrebbe funzionare tutto in maniera perfetta, perché comunque la duplicazione del monitor è praticamente la stessa identica cosa che abbiamo qua. Mentre per il discorso di fluidità, non l'ho provata con un simulatore FPV, però potete provarla, tanto non vi costa niente, è gratuita. Se la drone mask già ce l'avete, il telefono ce l'avete, provate, se funziona tanto meglio, o meglio, se funziona come deve funzionare. Poi stessa cosa invece la possiamo avere anche su un telefono Android. Quindi vado a scollegare quello che è l'iPhone e vado a collegare un cavo di connessione Type-C USB. Vado a aprire quello che è l'applicazione Splash Top sul telefono Android, vado a collegare il cavo. Ok,
e guardate, il risultato è praticamente istantaneo. Anche in questo caso posso andare ad aprire qualsiasi cosa. Allora, come vi ho detto, qua non ho provato il simulatore FPV, qua l'ho provato, quindi fatemi sapere voi, nel caso utilizziate questa applicazione, come vi trovate. Calcolate che sono sempre applicazioni gratuite, quindi potrebbero avere dei limiti. Se non volete avere dei limiti prestazionali ma volete avere il top, vi consiglio Duet. Però è un'applicazione a pagamento mensile, quindi avete un tot al mese da spendere, quindi potete fare l'abbonamento di un mese, provarla, poi se vi piace utilizzare quella. Dipende quanto utilizzate voi il simulatore FPV e quanto volete avere una cosa del genere per avere una risoluzione alta utilizzando lei, utilizzando lui e utilizzando solo un radiocomando per pilotare droni FPV. Quindi ragazzi, spero che questo mio video in cui vi ho portato questa possibilità di volare in FPV in alta risoluzione in qualsiasi simulatore FPV, ovviamente le prestazioni del computer influiscono, perché comunque stiamo duplicando qualcosa di impegnativo, perché comunque già il simulatore di volo è impegnativo per il computer che va a riprodurlo, e in più viene duplicato su un altro schermo, quindi ovviamente dovete calcolare anche le prestazioni del vostro computer che sia in grado di gestire tutto questo, perché sennò altrimenti decade già tutto, perché se il computer fa fatica già a far girare il simulatore, andare a riprodurre tutto su un altro schermo è comunque un aumento di consumo di risorse per quel computer. Quindi ragazzi, mi raccomando, valutate ogni cosa, però come abbiamo detto, se avete tutto è tutto gratuito e quindi provare non vi costa assolutamente niente. E quindi se questo mio video in cui vi ho portato questa possibilità di volare in prima persona in alta risoluzione utilizzando la Drone Mask con i simulatori FPV vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti tutto il mondo della tecnologia. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial come questo o una novità. Ciao e al prossimo video.